Quindi iniziamo l'assemblea con la relazione del vicepresidente vicario Gabriele Di Giuseppe sul quadriennio appena passato. Grazie. Buongiorno di nuovo, un saluto oltre al presidente Bagdaro, oltre al consigliere nazionale D'Agostino, e rivolto a tutti voi che prendete parte a questa assemblea. Poi volevo salutare il nostro corregionale, non come si possa chiamare, Vittorio Visini, che comunque lo conoscete tutti, e toglierei con un applauso. Bene, andiamo avanti. Poi io, prima di iniziare a dare dei numeri, perché devo dare dei numeri, volevo ringraziare un attimino tutto il movimento abruzzese e a nome del presidente, come si chiama, il nostro presidente Narcisi, Domenico Narcisi, che come già annunciato il nostro segretario non è potuto essere presente. A nome di tutto il consiglio della FIDA all'uscente, del comitato regionale uscente, ringrazio tutto il movimento dell'atletica abruzzese per quello che ha fatto in questi 4 anni. E io penso anche che sono 4 persone che sono state anche premiate. Ringrazio tutti, ringrazio in particolare il segretario Bruno De Luca, il professor Bruno De Luca, che in questo ultimo periodo mi ha veramente dato una mano, perché come sapete il presidente per dei motivi professionali non poteva essere presente e ho dovuto un attimino, non dico sostituirlo, ma ecco, quando le sue leggi. E onestamente è la prima volta che il presidente Narcisi mi ha dato questa delega, che io è una delega pesante. Nelle altre occasioni, non avendo la delega, ma comunque noi siamo riusciti, noi non parlo come Gabriele Giuseppe, ma noi come comitato regionale siamo riusciti ad andare avanti grazie all'apporto di tutti, grazie al settore tecnico, al professor Carrozza e tutti quanti coloro che si sono impegnati per portare a termine questo quadriennio. Nel bene e nel male l'abbiamo portato a termine, ma io direi nel bene. Perché? Perché adesso che vi vado a leggere dei dati, ci possiamo rendere conto che una relazione di una pagina di qualche rigo, sicuramente non premia quello che il comitato regionale della FIDA all'Abruzzo ha fatto in questi anni. Fatte tante cose che sono come vedete. Poi, ecco, l'ultimo ringraziamento, lasciatemelo dire, al personale del comitato che ha lavorato sempre e ha dato sempre un grosso contributo al settore tecnico per tutte le iniziative che noi abbiamo portate avanti, secondo l'iniziativa che abbiamo portato. Poi non ho ricordato. Poi l'addetto stampa, il responsabile del web, poi tutti coloro e poi anche i presidenti provinciali, che dopo ecco, citeremo dopo in sé. I comitati provinciali hanno avuto un ruolo molto importante sul territorio. Passiamo adesso un attimino la situazione economica, che comunque non sono io a dire quali sono le condizioni che versa l'Abruzzo in questo periodo. In altri anni si poteva attingere magari a dei contributi istituzionali. In questo quadriennio è stato abbastanza difficile, anche perché se conosciamo le situazioni, le conosciamo tutti. Abbiamo avuto il sisma del 6 aprile all'Aquila. Comunque la regione Abruzzo ha prodotto dei tagli notevoli a tutti gli interventi per quanto riguarda lo sport, la cultura, in tutti i settori. Comunque poi ecco, abbiamo avuto queste difficoltà, ma nonostante queste difficoltà siamo riusciti sia come comitato regionale sia come squadre, come società, come tutti quanti voi, ad andare avanti e ottenere dei risultati abbastanza importanti che adesso andiamo a vedere. Allora, noi sui contributi federali mi volevo un attimo soffermare. Noi nel 2008 abbiamo avuto 20.525 fino ad arrivare a 17.496. Nel 2010 ci sono stati decurtati
7.000 euro. Vedete quella porta, per favore. Sono stati tributati 7.000 euro che dobbiamo recuperare dalla Fidal nazionale e questo ci è andato ad abbassare il fondo di dotazione. Comunque, per poter sintetizzare quello che voglio far capire, e comunque abbiamo avuto dei trasferimenti anche in virtù di quello che ha detto il Presidente, il consigliere nazionale, il professor D'Agostino, che il CONI ha tagliato di conseguenza anche ai comitati regionali. Ma il dato che vi voglio far notare, quello più significativo, sono le entrate che questo comitato ha avuto in questi 4 anni. Noi siamo partiti nel 2008 con 47.955 euro, fino ad arrivare a 64.000 lo scorso anno, fino a quest'anno a 57.000. Questo è importante, perché tutte le situazioni che noi abbiamo avuto, le società, tutte le problematiche, ma c'è stato un incremento in termini economici, questo è la cosa più importante. E non per questo il Comitato ha potuto svolgere tutto. Se c'è poi qualcosa che il Comitato non ha fatto, poi ognuno di voi lo dovrebbe dire in assemblea. Perché la cosa più bella è questa, questo è il luogo dove effettivamente ci possiamo confrontare, dove ci dobbiamo confrontare. E ci dobbiamo confrontare con competenza, con realtà. Tutte le altre cose, in altri contesti, non ci interessano. Quello che ci interessa in questo dato è significativo, perché è legato anche all'incremento, che dopo vedremo, del numero dei tesserati, che in questo quadriennio, pur in tutte queste difficoltà, sisma, soldi che sono stati tagliati, perché vi dico questo, che noi, nella gestione del presidente Impastato, lui riusciva a prendere dei finanziamenti, io ho visto che c'erano delle entrate fino a 18.000 euro da parte delle istituzioni. Onestamente io sono il vicepresidente, non ero la persona che è venuto qua 4 anni fa e vi ha detto, a qualcuno di voi potete dire se c'è qualcuno, e vi ha detto che magari cercava i soldi nella regione, non sono io la persona che ha promesso questo. Probabilmente chi l'ha promesso oggi non è qua, però io questo non voglio entrare neanche, questo non è una polemica. È che noi prima avevamo fino a 18.000 euro nel 2008 di entrate dalle istituzioni, a oggi non abbiamo più un centesimo, anzi. Per quello che mi riguarda, con il comitato provinciale, perché io ero presidente provinciale, avevo lasciato un tesoretto di 2.500 euro al comitato provinciale. Poi il comitato provinciale di 2.500 euro, allora il presidente Narcizzi, come provinciale, l'ha utilizzato chiaramente per tutta l'attività. Però questa è stata una parentesi che comunque esce fuori da quello che dovevo dire. Poi, che cosa vi volevo dire? Per poter tutto questo movimento, ma dobbiamo spiegare perché un comitato, in questo caso della Federazione di Atletica, è quell'organo che deve sviluppare l'attività. Noi di attività, sia promozionale, sia giovanile, sia assoluta, l'abbiamo fatta, ma l'abbiamo fatto tanto. Se io mi metto a elencare tutti i risultati che la Pulso ha ottenuto in questi 4 anni, sicuramente troveremo verso le 16. Io ho preso questa foto non a caso perché nel 2009 già abbiamo avuto subito, appena ci siamo insediati, questo sicuramente grazie al lavoro svolto negli anni precedenti, che non è che quella era la nostra creatura, abbiamo avuto subito il titolo italiano nella categoria cadetti, poi ci sono stati altri risultati importanti. Poi c'è stata Centopante, poi ci sono stati Giulio Perpero nella categoria, si sono susseguiti una serie di risultati. Noi nell'attività promozionale abbiamo preso parte a tutti i campionati italiani, a tutti i criterium nazionali. Abbiamo preso parte a rappresentative, parlo solo della categoria cadetti, poi passeremo a quelli degli anni. Abbiamo preso parte a qualsiasi tipo di attività. Abbiamo organizzato raduni e mini raduni. Questo non ho detto che l'abbiamo fatto, ma comunque il comitato ha promosso. Poi chi materialmente l'ha fatto, è stato il settore tecnico, che comunque ha svolto un lavoro veramente egregio. Nel primo anno con il professor Chiavacchi, dal secondo anno in poi il professor Cato. Poi voglio passare all'attività giovanile. L'attività giovanile
Nel 2009, ancora un altro risultato nel 2009, abbiamo vinto ben 12-13 titoli italiani, più i podi, e adesso io non voglio entrare in merito, perché effettivamente sono tutti riportati in questo annuale. Ma comunque abbiamo preso parte a dei meeting importanti. Grazie al settore tecnico siamo rientrati in un circuito del Brixian Meeting, un Brixian Bressanone, a Bressanone. Abbiamo preso parte a dei, degli incontri dove addirittura in un incontro, penso nel Lazio, abbiamo avuto anche da parte della società organizzatrice oppure del Comitato Regionale del Lazio anche un contributo di 3.000 euro. E questo chiaramente ci ha dato ossigeno in questo momento particolare. Poi, a fianco all'attività giovanile, con tutti i raduni, quello che siamo riusciti a sviluppare, abbiamo fatto formazione, abbiamo promosso formazione, perché poi chi l'ha fatto è del settore tecnico. Noi siamo solo i promotori, cioè noi come Comitato Regionale, la parte che ci compete è quella di promuovere. Abbiamo organizzato Tech Convention, l'ultimo l'abbiamo fatto il giorno 10 con la presenza del professor Sitracci e del professor Bonomi. E questo che cosa significa? Significa che noi siamo stati anche attenti a formare i tecnici, questi tecnici che operano nei campi. E questo sicuramente ha dato maggior impulso all'attività regionale. Poi che cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto rappresentative nazionali, non per ultimo nel senso bravissimo, Daniele D'Onofrio, grazie al lavoro che si sta svolgendo, grazie al lavoro che stanno facendo dei tecnici che seguono la CD, siamo riusciti ad avere attrezzate la rappresentativa nazionale. Io adesso mi sento un po' in imbarazzo, perché vengo anche un po' chiamato il grado dei capelli, perché? Perché in queste rappresentative non bisogna dimenticare atleti tesserati, però comunque qua c'è la moda quella che non è abruzzese, no? Come su un pescare a calcio con i napoletani, con i Spugnizzi, dice no, quelle di Napoli. Quelle di Napoli non vanno, scusate. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Io quello che volevo dire, noi abbiamo avuto un titolo europeo Under 23 nel 2009. Poi abbiamo avuto, sempre parlando di rappresentative, abbiamo avuto un terzo posto ai campionati europei. Comunque, io non mi voglio soffermare su questo, perché questo potrebbe essere relativo. Quello che è più importante è che noi abbiamo avuto tanti atleti in rappresentative nazionali. E questo ringrazio i tecnici, ringrazio le società che hanno lavorato e hanno dato sostegno a questi atleti. Perché questo? Perché noi, come Comitato Regionale, siamo convinti che una federazione ha il compito di qualificare gli atleti di livello superiore. È chiaro che comunque noi dobbiamo guardare anche all'attività promozionale, però io penso che una federazione, e per questo che Franco Arese è stato molto contestato, non è stato contestato perché ha vinto tutte quelle che ha vinto a livello giovanile, perché ha vinto con tutti quei ragazzi che hanno risultati importanti, che hanno avuto i campionati del mondo, i campionati europei, ma perché non ha vinto le medaglie ai giochi olimpici. Non è stato contestato perché non ha fatto attività giovanile. Questo è quello che sta succedendo in Abruzzo. Perché questo? Perché noi ci troviamo che fino alla categoria cadetti siamo bravissimi, categoria A, e arriva a questa categoria si comincia. Se noi non cresciamo tutti, quello che stava dicendo il professor D'Agostino, e poi vediamo solo ed esclusivamente l'attività, quella promozionale, non guardiamo l'attività, l'altra attività, ci ritroviamo che nei prossimi anni doveva essere contestato come è stato contestato adesso. Non voglio andare avanti. Poi, con orgoglio, questo lo dico, l'Abruzzo, perché si vuole. Questo lo dobbiamo dire, perché purtroppo ha avuto la fortuna, questo Quadriega, di vincere uno scudetto. Lo scudetto è la prima società in Italia,
Poi, oltre che lo scudetto, non è che poi una società è scomparsa, perché adesso lo vediamo anche in altri sport. Noi abbiamo una dimostrazione a Teramo, c'è una società a Teramo, la palla a mano femminile, che ha vinto lo scudetto. L'anno successivo questa squadra sta per finire, sta per scomparire. Invece questa squadra che ha vinto lo scudetto si è ricomposto in questi 4 anni, secondo, titolo italiano e secondo. Ciò significa che qualcuno ci sta mettendo il cuore per fare questa cosa, e questo che cosa va a vantaggio di tutti? Di tutti quanti noi. Poi, chiaramente, ognuno poi può valutarlo come vuole, questa è la realtà. Poi abbiamo avuto un titolo italiano a ieri, squadra, Costa Campestre. Poi abbiamo avuto un terzo posto ai campionati, alla Coppa Campioni. Ciò dico, in termini di movimento, in questi 4 anni abbiamo fatto parecchio. Non è che siamo stati a guardare, sicuramente abbiamo fatto delle scelte anche sbagliate. Le scelte sbagliate purtroppo vi fa solo esclusivamente chi lavora. Chi non lavora, le scelte sbagliate non le fa. Io anche a livello professionale, purtroppo quando lavoravo in un'azienda, quando mi davano il budget, lavoravo e andava tutto bene, se andava tutto bene ero bravo, altrimenti mi mandava a casa. Però comunque la facevo ai tesserati. 848, questo stiamo parlando della fascia incremento da esordienti a junior. Abbiamo avuto un incremento del 6,8%, da oltre 48 siamo passati a 2628. Questo se il comitato regionale non lavorava bene, se stava facendo male. Poi, quando ho parlato messo, perché ho guardato. Poi abbiamo dato molta importanza, quando ci è stato chiesto, per quello che mi riguarda, la carriera di esordiente. Se qualcuno sembrava che la carriera di esordiente era di un'altra parrocchia, no. Era dalla Trevi Capuzzese. Noi abbiamo fatto tutto quello che era necessario. Addirittura, ogni volta che qualcuno ci ha proposto, abbiamo riproposto. Un'altra volta il top era delle province, sia per i ragazzi, e sia per gli esordienti. Nessuno si è opposto. Il problema nostro, carissimi, io non mi sono neanche ricandidato, è quello che noi non ci parliamo. Oppure no, sbagliamo soltanto, non ci parliamo tra di noi. Questo è l'errore più grosso che possiamo fare. Io non mi sono ricandidato, voi potete pensare per i voti, io non ho cercato un voto a nessuno, c'è stato uno che ha cercato, si alza e cioè mi ha cercato il voto, io non ho cercato, anzi qualcuno mi ha telefonato e gli ho detto guarda io sono fuori dalla mischia. Perché sono fuori dalla mischia? Non mi interessa. Io ho altri obiettivi. Ma io non ne voglio fare un discorso personale. Voglio dire solo che nel momento in cui vengono attaccate le persone ingiustamente, cosa si deve vedere? Cosa si fa? E poi si parla. Poi c'è la storia. No, voglio sentire qualcuno che deve parlare. Questa è la sede adatta. Per quanto riguarda l'incremento del 18,1%, mica una stupidaggine. Sicuramente è per effetto delle società che si stanno muovendo. Questo è, noi dobbiamo non fare altro che poter dare la possibilità alle società di poter crescere. Poi abbiamo avuto un incremento del 6,8% del totale dei tesserati. Questa è una cosa importantissima. Non è che noi in un momento di crisi dove si diceva che non dire, al momento della fede che non dire, noi siamo in controtendenza rispetto alle altre regioni, siamo in controtendenza in questi 4 anni. Adesso sicuramente questi dati spero che possano essere migliorati, ma tra 4 anni ci ritroviamo qua, questi dati sono migliorati, noi non facciamo altro che veramente fare un plauso a tutti, e questi sono peggiorati, significa probabilmente chi si assume le responsabilità in questo quadriennio qualcosa non funziona. Poi cosa abbiamo fatto? Io appena ci siamo insediati, abbiamo così ho visto circuiti, gare in contrapposizione, parlo di Costa Sustanza. Abbiamo lavorato tanto e io di questo devo ringraziare con voi, perché chi lavora poi viene anche un attimino additato, no? Siccome lui ha lavorato molto nel settore master e i risultati sono visti, perché noi siamo passati dalle entrate, se ricordate, il 2008 fino alle entrate del 2012. Quello anche per effetto
di questi accordi. Non abbiamo fatto altro che parlare con la WISP e metterci d'accordo. Ci siamo messi d'accordo, abbiamo fatto dei circuiti insieme. Se vuoi ricordarci, ci sono i circuiti. Fare dei calendari che non vanno a corsare. Ci sono state veramente un'organizzazione. Ma oltre a questo si sono sviluppate dei circuiti, si sono sviluppate tante attività a favore di questo mondo che è in grande fermento e tutti quanti stanno lavorando e facendo attenzione al mondo master e amatoriale. Vabbè, dopo Luigi Compagno spero che faccia un suo intervento. Il problema l'abbiamo avuto e non lo nascondiamo. Il problema l'abbiamo avuto nei giudici e anche nei tecnici. Che se andiamo a vedere un attimino, abbiamo avuto un 9% di tecnici in meno e abbiamo avuto il 15,8% di giudici. Però questo dato, io devo ringraziare i giudici che veramente hanno fatto un lavoro eccezionale in questi anni, abbiamo avuto un rapporto veramente ottimo. I giudici hanno controllato delle manifestazioni che dopo andremo a vedere, di levatura nazionale ed internazionale, questo per noi ci fa onore, che abbiamo un gruppo di giudici veramente capaci, all'altezza della situazione. Ma questo non lo sto dicendo perché è di circostanza. Prima mi sono ritrovato a premiare Dario Luciani, questo veramente mi ha fatto molto piacere che il professore ha chiamato a me, perché veramente il gruppo giudici di gare veramente si è sempre distinto in Abruzzo. Continuiamo sempre a fare il massimo, questo veramente ci fa onore. I tecnici sono leggermente scesi, però comunque questo non ci fa paura, perché adesso stiamo a livello territoriale, abbiamo anche promosso dei corsi, hanno promosso più che altri giudici, e noi come comitato regionale abbiamo approvato quello di dare a chilometro, abbiamo aumentato quello che è il rimborso dei giudici. Perché? Perché crediamo molto in questa categoria, perché noi senza di loro non possiamo fare la strega. Cioè è inutile che noi ogni volta andiamo sul campo e ci mettiamo a discutere con i giudici. Se ci stanno giudici, le gare non si fanno. Forse probabilmente abbiamo quella mentalità che dicevo prima. Noi non abbiamo una mentalità, noi dobbiamo avere una mentalità agonistica, che siamo una federazione, non siamo un ente di promozione. Perciò dobbiamo vedere il giudice come quello che comunque mi dà la possibilità di svolgere l'attività a certi livelli. Un altro dato importante, perché non sono saltato, è quello delle società. Da 53 affiliate siamo passati a 56. In un momento dove ci sono state fusioni, quante cose sono state fatte in questo periodo, in questi 4 anni? E ci ritroviamo da 53 a 56. Se non ci davano fiducia le società, significa se noi eravamo un comitato che non lavorava, come qualcuno lo fa credere, le società non si affiliavano. Io sono affiliato 56, è un dato del 5,66%, incremento. Poi ci siamo parlato solo di incremento, ci siamo parlato solo. La nota negativa l'abbiamo avuta, come dicevo, nei giudici. Però nei giudici abbiamo cercato, insieme con il nuovo responsabile, di trovare il modo per incentivare la loro attività, è quella di controllarci. Poi, gli eventi. Noi abbiamo avuto un grande evento in Abruzzo. Abbiamo avuto giochi al Mediterraneo, dove ci hanno dato la possibilità, non è che l'ha dato a noi, però comunque il campo di Pescara è stato rimesso a nuovo, le attrezzature. Poi ci sono stati anche altri campi che hanno beneficiato di questo grande evento. Questa manifestazione, fatto parlare di Pescara, tutto il mondo. Poi in questo evento internazionale, sembra un atleta di fuori, questa è la medaglia di bronzo. Quella era un'atletica qua abruzzese, non è che era un'altra atleta, era un'atletica abruzzese. Poi ha vinto i campionati Under 23, come dicevo, campionati europei, cioè di conseguenza qualche cosa abbiamo fatto, probabilmente potevamo fare di più, non ci sono contento.
Poi abbiamo avuto la finale argento a Sulmona, anche un altro grande evento, dove finale argento del 2009, dove effettivamente si sono già cominciati a vedere che cosa sa fare l'Abruzzo, cosa sa fare sul territorio le società che organizzarono la finale argento, e poi ha premiato come un attimino il movimento regionale, perché dopo che cosa è successo? Nel 2011 c'è stata la finale oro. Avere la finale oro, la finale argento, la finale europea, poi anche altre gare, nel gioco mediterraneo, la finale europea, sicuramente perché effettivamente il nostro movimento vale, gli uomini che lavorano sono capaci, altrimenti non ci potevano parlare queste cose. E nella finale oro, non voglio essere, ma purtroppo è così, ci sta, nella finale oro ci stava una società che doveva regionale, che doveva difendere lo scudetto. Cioè, significa che comunque anche in una manifestazione di quel livello, comunque il movimento abruzzese era presente, ma era presente il capotagonista. Non è che era presente che non potesse essere presente, era il capotagonista. Poi abbiamo avuto i campionati italiani, l'Unione delle Promesse a Pescara, no? Perché questo è stato un evento bellissimo. Quante persone sono venute? Vabbè, erano 1600 persone, 1600 atleti. Pensate che indotto ci stava dietro a tutto questo discorso. Qua noi, e non l'ho voluto riportare perché sennò poteva sembrare che era solo esclusivamente un campionato, abbiamo avuto medaglie, sia loro che sul foglio. L'Abruzzo è ancora qua, è stato anche protagonista. Sia a livello organizzativo, ma sia a livello tecnico. Il top challenger, sembra Pescara, top challenger, tu hai questo. Il top challenger era riservato alle migliori quattro società in Italia civili, più società militari. Anche in questa occasione, una squadra abruzzese è arrivata quinta, i primi quattro erano militari, poi è arrivata quinta. Anche in questo caso, protagonista. Chi ci ha fatto? Tutto noi, significa che qualcosa anche da forse. Ogni volta siamo sempre protagonisti, in questi 4 anni ci stava un anno che non eravamo protagonisti. Ma non è che era protagonista una sola società, ma era protagonista tutta la forza. Poi abbiamo avuto il campo di marcia. Questo io me l'accordo tutto. Il campo di marcia a Pescara ha portato i migliori marciatori, ha portato pure qualcuno che comunque adesso è stato coinvolto in qualcosa che non ci appartiene. Di conseguenza abbiamo fatto molto bene anche qua e siamo riusciti ad avere, io quando parlo di solito, questo è stato qualcosa di altro, no? Fatto come giudici, come organizzazione, abbiamo fatto come tutto, significa che la struttura c'è. Perché? Perché questo campo di marcia adesso si rifarà, perché è già stato assegnato il mese di gennaio, ancora una prova a Pescara, per una società abruzzese. Perché se non avevamo la fiducia, se non giocavamo bene le nostre carte, non avrebbero ridato, per questo si consigliere. Poi per quanto riguarda i master, abbiamo avuto il campionato italiano master a Pasto. È stato un evento, non so quante persone sono arrivate, ma comunque che ha dato una visibilità al mondo motoriale abruzzese non indifferente. Io mi trovavo fuori sede e qualcuno mi parla a volte di Vasto, che Vasto, pur non avendo grande esperienza nell'organizzare, si sono affidati al comitato regionale, al sindacato, no, e sono riusciti a organizzare un campionato che veramente parlava tutti a livello nazionale. Questo è veramente ci fa una mano. Poi mi voglio fermare e voglio ringraziare tutti quello che effettivamente mi avete a me personalmente partendo dal professor De Luca. In questi 4 anni mi sono arricchito ancora di più e ho avuto la possibilità veramente di crescere e di conoscere questo ambiente che effettivamente è l'ambiente dell'atletica leggera, conoscere un po' tutti i meccanismi,
comunque adesso io non voglio. Io vi ringrazio, adesso prima di salutarvi volevo un attimino regolare, adesso ci penserà il Presidente dell'Assemblea, professor Impastato, gli interventi di professor Impastato. Dobbiamo un attimino, ecco, dare... Lo dico io. Perfetto. Dobbiamo dare un ordine a questi interventi, altrimenti ci troveremo in difficoltà. Io vi ringrazio e un bocca al lupo a tutti. Grazie Giuseppe per la conferenza. Presidente, un'ultima cosa. Sto sempre restando, no? Perché un consigliere uscente non si ricorda. Personalmente non abbiamo ritenuto opportuno, di candidarmi nel segno dell'alternanza e di aprire la mano. Perché io credo veramente nell'alternanza e nel rinnovamento e spero che questo mio pensiero sia anche il pensiero degli altri. Perché? E mi aspetto pure che qualcuno che comunque attraverso altri mezzi ha sempre contestato questa dirigenza possa intervenire in assemblea e sentire un attimo il suo parere. Io ho finito qua, rinnovo un'altra volta un in bocca al lupo alla nuova consiglia. E la cosa fondamentale è quello è il mio pensiero, che poi anche il pensiero della società. Buon e per il nome. Allora.